Salve, benvenuto nel mio canale YouTube. Oggi andremo al Parco delle Madonie. Solo una passeggiata tutti insieme, un'escursione tutti insieme, su un percorso approcciabile da tutti, e dai piccoli appunto e da chi magari è guida. Vedo che oggi ce ne sono parecchi colleghi e questo ha un significato veramente forte, profondo. Perché come ha scritto chi ha inventato la locandina di questa giornata, la terra si ama e non si brucia. L'idea è partita da un gruppo di guide ambientali che cercavano di fare qualcosa per, diciamo, tutte le aziende colpite dagli incendi e vi posso dire personalmente distrutte in toto, dall'incendio, dal primo incendio soprattutto che è cominciato da Gandhi e poi si è sviluppato. Le aziende sono state molto. Anche le iniziative sono state parecchie, c'è chi ha portato fieno, c'è chi ha portato mangime, c'è chi ha dato soldi. Diciamo, noi potevamo solo impegnarci col nostro lavoro. E quindi ecco, la guida non è solo quella che siamo guide e campiamo con quello, però è anche, la guida ha anche un compito, è quello di fare educazione ambientale o comunque di impegnarsi sul territorio quando ce n'è bisogno. E in questo caso ce n'era bisogno. Ecco che abbiamo pensato, insomma, a questa giornata. Quindi grazie per essere qui con noi, grazie da parte del territorio. Buongiorno a tutti, ne approfitto per ringraziare i colleghi che hanno, colleghe Gae, che hanno organizzato questa iniziativa, Giovanna, insomma gli altri, scusate se non ricordo tutti i nomi, perché secondo me proprio da queste azioni che possiamo considerare, a volte sottovalutiamo, diciamo, si gonfia quel pallone aerostatico della coscienza che poi ognuno di noi porta e trasporta ad altre persone. Allora sì, il Parco delle Madonie è straordinario, come appunto Tommaso, Marco e gli altri che accompagnano e conoscono bene il territorio, è veramente una risorsa incredibile. Io sono un botanico. E ho la fortuna di avere una consapevolezza del patrimonio naturalistico che c'è in questo parco, 2600 specie di piante diverse, in un fazzoletto di terra di 40.000 ettari.
pari allo stesso numero di piante presenti in nazioni come l'Egitto o la Libia. Quindi vi rendete conto che qui veramente è una palestra per i botanici, e vengono da tutto il mondo. La Cappella Sistina della botanica, direi italiana, non siciliana, italiana, è proprio questo albero che si chiama Abete delle Madonie, Abies nebrodensis. La storia inizia durante l'ultima glaciazione, molto probabilmente,